Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. L'anniversario della nascita del Partito Comunista Italiano ha messo in moto una vasta e interessante serie di riflessioni sulla storia del partito, su ciò che ne resta, sugli errori e sui meriti. Non solo analisi documentate, ma anche resoconti personali, perché il lato umano, i militanti che hanno creduto all'idea, continua ad affascinare più ancora delle ragioni storiche. Sul crinale fra questi due approcci diversi c'è Il nostro PC 1921-1991, un racconto per immagini di Fabrizio Rondolino, un racconto accurato delle vicende del partito, ma in cui la vicenda personale, anche sentimentale, entra prepotentemente. È forse l'unico modo possibile per raccontare coerentemente la grossa contraddizione tra idee giuste e sistemi che hanno costruito prevalentemente sofferenze. Al racconto di Rondolino si accompagna una mole notevole di immagini, frutto di una ricerca che si capisce realmente appassionata. Manifesti, tessere, propaganda elettorale, pagine di giornali di partito, che restituiscono la gioia e la convinzione per la vicenda e la nostalgia.